Se stai guardando questo video, probabilmente hai appena comprato un armadio o stai pensando di farlo, e la grande domanda è: quanto tempo durerà il mio armadio? Oggi ti darò un'idea orientativa, e sottolineo orientativa perché ogni situazione è diversa su quanto puoi aspettarti che durino i mobili fatti in legno massello, compensato, MDF e truciolare. Magari hai fatto ricerche confrontando prezzi e materiali e ora vuoi essere sicuro di fare la scelta giusta, anche perché ognuno di noi vorrebbe un armadio durevole, solido, che valga i soldi che sta per spendere, qualcosa che rimanga bello e resistente e che non si deformi o rovini in poco tempo. E qui arriva il punto critico, perché il mercato è pieno di materiali diversi e capire la differenza tra un armadio in massello, un incompensato o un intrucciolare non è sempre semplice. Ogni materiale ha i suoi pregi e difetti, e se sbagli scelta rischi di ritrovarti a cambiare armadio molto prima di quanto tu possa pensare, oppure peggio ancora, potresti dover affrontare riparazioni e problemi che avresti preferito evitare. Scegliere l'armadio giusto significa avere un mobile che non solo fa il suo lavoro, ma che dura nel tempo. Significa risparmiare soldi, tempo e stress a lungo termine. Un armadio ben fatto ti accompagnerà per anni, mentre uno di scarsa qualità potrebbe diventare un problema in pochi mesi. Quindi il nostro obiettivo è capire bene cosa puoi aspettarti dai vari materiali. Naturalmente assumendo che siano di qualità, perché se la qualità fosse bassa, anche il materiale migliore potrebbe non durare troppo a lungo rispetto alla sua vita attesa. Legno massello. Se parliamo di durata, il legno massello è il top. Un armadio in massello ben curato può durare decenni, se non di più. Naturalmente, questo materiale richiede un po' più di manutenzione rispetto ad altri ed il costo iniziale è più elevato, ma il risultato vale l'investimento. Se non hai grossi limiti di spesa e cerchi qualcosa che resista alla prova del tempo e che, con le giuste cure, possa essere passato di generazione in generazione, il massello è la scelta giusta, o al limite potrai valutare una soluzione in lamellare o in listellare. Parliamo ora di compensato. Il compensato è un ottimo compromesso. È più economico del massello, ma rimane comunque resistente, soprattutto se l'armadio è ben realizzato. Anzi, ha un vantaggio importante rispetto al legno massello, proprio in termini di stabilità. Essendo costruito da strati di fogli di legno incollati tra di loro con le venature incrociate, questo materiale riesce ad evitare le deformazioni tipiche del legno massello, come la marcatura delle giunte o i movimenti del legno dovuti a cambiamenti di umidità o temperatura. Questo lo rende particolarmente resistente e stabile nel tempo, riducendo il rischio di spaccature o rigonfiamenti. Quindi, anche se il massello ha una durata maggiore a livello di stabilità strutturale, il compensato può risultare migliore, soprattutto quando parliamo di armadi o mobili che devono mantenere una forma perfetta senza subire troppo l'influenza degli agenti esterni. Di conseguenza, il compensato può durare diversi anni, anche se la sua longevità dipende molto dalla qualità della lavorazione dei materiali impiegati. Se ben costruito, un armadio incompensato può essere una soluzione durevole e conveniente, offrendo resistenza senza richiedere grandissimi investimenti economici. Passiamo all'MDF. L'MDF, Medium Density Fiberboard, è molto più pesante e meno resistente rispetto al legno massello e al compensato. Anche se può durare diversi anni, è più fragile, soprattutto in ambienti umidi. Nonostante l'MDF sia più sensibile all'umidità e tenda a gonfiarsi o deformarsi quando esposto all'acqua, è uno dei migliori materiali per la laccatura. La sua superficie liscia e uniforme, priva di venature o nodi tipici del legno, permette di ottenere una finitura impeccabile e senza i difetti quando viene laccato. Questo lo rende la scelta ideale per i mobili con superfici lucide e moderne, perché la vernice aderisce in modo uniforme, dando un aspetto elegante e pulito. Quindi, se stai cercando un armadio con una finitura laccata perfetta e senza le venature del legno, l'MDF può essere la soluzione giusta, a patto di tenerlo lontano da ambienti troppo umidi per evitare problemi nel lungo termine. Infatti, l'MDF tende a gonfiarsi e deformarsi se esposto all'acqua o all'umidità. In generale, in ambienti umidi, potresti aspettarti una durata di circa 10 anni. È adatto per mobili da interni che non saranno esposti in condizioni difficili, ma non è l'ideale per chi cerca una soluzione duratura a lungo termine in ambienti umidi. Truciolare. Il truciolare è il materiale più economico, ma potrebbe anche risultare il meno resistente. Può essere una scelta valida per chi ha un budget ridotto, ma la sua durata è generalmente più limitata rispetto al compensato oppure al legno massello. Anche se il truciolare è noto per essere il materiale più economico e meno resistente, esistono versioni di truciolare di qualità superiore che offrono caratteristiche avanzate. Ad esempio, ci sono truciolari idrofughi resistenti all'acqua,
e ignifughi resistenti al fuoco, che ne migliorano notevolmente le prestazioni e la durata nel tempo. La qualità del truciolare dipende molto da vari fattori, come spessore. Un truciolare spesso sarà più resistente e robusto. Finitura. Una buona finitura protegge il truciolare e ne aumenta la durabilità, rendendolo più adatto anche per mobili soggetti a usura, come per esempio gli interni dell'armadio. Specifiche del prodotto. Truciolari tecnici con caratteristiche speciali, come quello idrofugo o lignifugo, possono essere utilizzati in ambienti umidi o in spazi dove la sicurezza contro il fuoco è una priorità, come per esempio in locali pubblici. Quindi la durata del truciolare non dipende solo dal fatto che sia un materiale economico, ma soprattutto dalla qualità del prodotto scelto e dall'uso che se ne farà. Se il tuo armadio fosse costruito con un truciolare economico, sottile, poco compatto, probabilmente potrai aspettarti una durata di solo qualche anno prima che inizi a deformarsi, le viti e le bussole inizino a strapparsi e il mobile inizi letteralmente a smontarsi, ma con le giuste specifiche il truciolare può essere una scelta più durevole di quanto pensi, pur rimanendo molto conveniente. In pratica, la durata del tuo armadio in truciolare dipenderà molto dal materiale scelto. Investendo in un materiale di qualità e tenendolo lontano da fonti di umidità potrai garantire un mobile che resista nel tempo. Concludendo, l'idea centrale di questo video è semplice. Più investi in un buon materiale, più il tuo armadio durerà nel tempo. Non è solo questione di costo iniziale, ma di quanto durerà nel lungo periodo. E facendo la scelta giusta, ora potrai evitare molti problemi futuri. E qui lascia che tolga un sassolino dalla scarpa. Se ti dicono che quell'armadio che vorresti comprare vale 10.000 euro, ma te lo offrono a 1.000 euro, non farti ingannare. Probabilmente il vero valore è proprio 1.000 euro, se non di meno. È una tecnica di vendita che si basa su un meccanismo mentale chiamato bias dell'ancoraggio. Funziona così. Ti danno un prezzo di partenza molto alto, il famoso prezzo di riferimento, e tu inevitabilmente ti basi su quello per valutare l'offerta. Anche se il prezzo viene abbassato drasticamente, la tua mente continua a vedere il prezzo iniziale come il punto di riferimento, facendoti pensare che il nuovo prezzo sia un vero affare, mentre in realtà è solo una tecnica di vendita per farti percepire l'acquisto come molto più vantaggioso rispetto a quanto lo sia veramente. Quindi, per tornare alla domanda iniziale, non esiste una risposta assoluta alla domanda quanto durerà il mio armadio, perché dipende da come lo tratti, dal materiale e dalla qualità della costruzione. Un'altra variabile riguarda anche la qualità delle cerniere ed il criterio di costruzione. E qui apriamo una piccola parentesi. Anche il miglior materiale può perdere in durata e stabilità se non viene assemblato correttamente. Utilizzare una ferramenta economica o progettare un armadio con pesi mal ripartiti può compromettere la sua robustezza e resistenza nel tempo. Cerniere, viti e altri elementi di fissaggio di scarsa qualità possono allentarsi o rompersi rapidamente, mentre una distribuzione non ottimale del peso può causare deformazioni o cedimenti strutturali. Quindi, oltre al materiale, è fondamentale considerare la qualità dell'assemblaggio e la progettazione del mobile per garantire un prodotto che duri a lungo. Bene, spero che con le informazioni che ti ho passato tu possa fare una scelta più informata e adatta alle tue esigenze. Allora, buona fortuna e che il tuo armadio duri a lungo. Alla prossima!